tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi video un po' particolare, un po' così, perché come avete letto nei commenti andremo a vedere i sexy cosplay. Ma tu dici perché ho fatto questo video? Perché non volevo farlo questo video, infatti ho cercato semplicemente hashtag cosplay su Instagram e mi sono uscite una sfilza dei cosplay così, diciamo molto desabillé, molto così, molto un po' particolari, molto ormonali, diciamo. Ho detto vabbè, a sto punto è andata così, famo il video sui sexy cosplay. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere nei commenti qua sotto qual è il vostro sexy cosplay. E ovviamente dopo che come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte cose che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subitissimo a vedere quali sexy cosplay ci ha consigliato Instagram. Allora vediamo, come ho scritto semplicemente hashtag cosplay, mi sono uscita sta sfilza di sexy cosplay, andiamole a vedere. Ok, iniziamo dal primo, dalla prima, e questa è Kikos, e bella, mi piace. Questa invece bastiamo un po', se no che fa questa invece? E questa invece diciamo che balla saltando le melons, diciamo, balla con le melons che saltano. Poi ci sta lei con il ok, andiamo avanti. Perché Attack of Titan me lo ricordavo diverso. Poi ci sta Spider Tetons. E poi invece lei, oh raga, lei è super Wonder Woman esiste per davvero, per spezza a metà. Devo dire raga, complimenti, devo dire tanta roba Wonder Woman, c'è sta proprio, mi piace. Andiamo avanti, mi raccomando ragazzi, commentate qua sotto nei commenti qual è la vostra sexy cosplay che stiamo vedendo qua. Ok, andiamo avanti, vediamo lei che fa, lei tutta di bianco aderente, e vabbè. Loro invece sono le gemelle, e beh, bello, mi piace. E ok, non so da dove, da quale anime proviene probabilmente. Questa è un'altra Spider Girl, vediamo che fa la Zentai, e Spider Girl con la Zentai, e vabbè. Oh raga, un'altra Wonder Woman, raga, attenzione, un'altra Wonder Woman, cosa fa? Questi sono i video loop, quelli che durano un secondo ma di continuo, però a me piace, tanta roba, brava Wonder Woman. Questa invece in cosplay è normale, no, normale. Ok, lei invece, fra tutta sta gente così mezza nuda, mezza cosa, tu che fai invece? Una transition. Perché sta in mezzo? Però, attenzione, ti sei meritato il like. Brava, sei meritato il like, perché raga, mezzo a tutte queste è uscita lei che non è, diciamo, in déshabillé, in maniera molto, molto sexy, quindi brava, complimenti. E non so perché Instagram ti ha messo qua in sto giro, però ci sta. Andiamo avanti, chissà quante critiche riceverò per questo video, una valanga, una marea, ma sti cazzi. Andiamo avanti, tu invece sei, che personaggio sei, di? Boh, che si capisce. Ah no, questo è di Fallout, ecco, vedi, è un cosplay ispirato a Fallout. L'ho riconosciuto dal braccialetto elettronico, non quello della caviglia, l'altro braccialetto elettronico. Tu sei invece di Azbin Hotel. E mi piace, brava, complimenti, brava. Ti sei meritata anche tu il like. Lo sta, no, perché mi è andata a fare un'altra cosa. A posto. Like anche per te. E tu invece
cosa sei, che personaggio sei, che personaggio, raga, se capite che personaggio è, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Andiamo a vedere nella descrizione, ci sta, non c'è sta la descrizione, Chun-Li cosplay, me la ricordavo un po' diversa Chun-Li, devo dire, però va bene anche questa versione, complimenti, brava Chun-Li. Tu invece sei di che personaggio sei? Di po 20 Alex, no, che personaggio è? Non, perché non lo scrivete, raga? Perché non scrivete i personaggi? Come si chiama un personaggio tubo? ZZZ cosplay, ok, bella, complimenti, brava. Beh. Ah, però devo dire, ha azzeccato proprio bene là come è fatta, devo dire, non è fatta sua, è fatta proprio così, è fatta, quindi tanto di cappello, complimenti. Andiamo avanti, vediamo l'ultimo giro di chi ci fai tu con Shrek, cosa fai tu con Shrek. Ok, si è fatto la maschera di Shrek e ok, si è fatto la maschera di Shrek, bravo. Tu invece senza testa, che cazzo hai fatto tu senza testa? Ne ho un fotomontaggio. Il cosplay senza testa, ecco, brava, a me piace tutta cosata di pelle, ma è manichino, è una persona vera, boh, mi pare un manichino, oppure sta super sudata sotto, brava, se mi date like. Tu invece che la strega di Genshin mi dà tipo Genshin Impact, mi dà, può essere qualcosa su Genshin Impact, fammi vedere non. Genshin Impact cosplay, grande, ci ho azzeccato Genshin Impact cosplay, che personaggio è? Navia, non lo so, però ci sta, però mi piace, bravo, complimenti. Ragazzi, dobbiamo decretare il vincitore. Allora, secondo voi, ragazzi, chi è il vincitore? Vediamo gli ultimi tre cosplay partendo da te. E il cosplay di Wanda Pecorona, secondo me, se la gioca molto, devo dire. Complimenti. Beh, raga, mi piace molto. Mi piace molto molto l'acrobazia. Cosplay acrobatici mi piacciono. E poi invece chi altro ci sta? Gli ultimi due cosplay, andiamo avanti, vediamo. Tu invece sei non lo so chi sei. Ultimo cosplay, beh, bello, questo Angel di Azbin Hotel si merita il mio like. Ma ragazzi, secondo me la vincitrice di questi cosplay, ragazzi, secondo me è lei, Wanda Pecorona, con l'acrobazia ci sta, cosplay acrobatici mi piacciono molto, complimenti a Wanda Pecorona, bravo, ti sei meritata la vittoria di questa puntata sulle sexy cosplay. E voi invece, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra sexy cosplay preferita tra queste che abbiamo visto, e pure se ne avete viste altre in giro per altre varie fiere, mandatemi la foto mandatemi la foto in direct sul mio Instagram, così magari ci esce fuori un video. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale Shokari!